mai quest'anno questa scelta di Rubens? Da un lato abbiamo voluto anticipare quella che sarà la programmazione di Palazzo Reale 2016, faremo una grande mostra dedicata a Rubens, così abbiamo voluto anticipare alla città un primo incontro con questo straordinario artista. Il secondo è il tema dell'opera, un'adorazione dei pastori che è perfettamente coerente con, ovviamente, con il periodo natalizio in cui questa manifestazione tradizionalmente avviene, ed è anche, credo, un grande stimolo di riflessione, di pensiero, di dialogo, pensando al momento centrale che questo quadro raffigura, ossia la Natività, la nascita di Gesù Cristo, e ciò che può portare in termini, appunto, come dicevo prima, di riflessione a tutti coloro che credono, a tutti coloro che non credono, a tutti coloro che credono in un'altra religione, ma davvero essere convenuti di fronte a questo grande capolavoro impone anche un momento di pensiero e di riflessione. Ecco, posso chiederle, quest'opera manifesta il rapporto con la trascendenza, con la spiritualità. Qual è il rapporto, secondo lei, che oggi c'è, che Milano ha con la spiritualità e la trascendenza, sia sul piano laico sia sul piano proprio religioso, anche in relazione ai rapporti col mondo islamico e con le sue contraddizioni interne in questo momento che hanno prodotto gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti? Sul piano religioso, le tantissime comunità che provengono da ogni parte del mondo, che abitano la nostra città, permettono un grande mosaico di religioni, di fedi, di credi, che sempre più sanno armonizzarsi nel momento in cui creano dialogo e reciproco rispetto. Reciproco rispetto anche della conoscenza, sia dal punto di vista dei simboli, sia dal punto di vista di quelle che sono le, scusate, le usanze che ovviamente ogni religione porta con sé. In questo caso noi abbiamo voluto nella Casa dei Milanesi portare l'evidenza di quello che è un momento fondante del cristianesimo e quindi della religione fondante la nostra comunità, ma come momento di dialogo, come proposta di reciproca conoscenza e di costruzione davvero anche di una condivisione di quelli che sono i simboli e le narrazioni che stanno alla base delle varie religioni. Ma poi credo che sia un tale capolavoro che si apre davvero anche a valutazioni più ampie che coinvolgeranno ovviamente anche le sensibilità di chi si accosta a un'opera d'arte solamente per il suo valore artistico.